Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento domenicale con Forcing. Parte da questo momento la lunga diretta che ci vedrà impegnati a raccontare questa terza giornata di campionato. Ovviamente lo faremo grazie ai nostri opinionisti, grazie ai vostri messaggi e alle vostre considerazioni che potrete inviare al numero sovraimpressione 348-7907-069, ma anche grazie agli innumerevoli collegamenti dei nostri inviati sparsi un po' in tutta la Puglia. Partiamo dalla Serie D, parleremo anche della quarta giornata e del turno infrasettimanale che adesso vede una classifica capitanata dalla Virtus Francavilla, dal Francavilla e dall'Isola Liri e che però purtroppo insomma una Serie D è stata inficiata da un evento negativo. Infatti in quel di Gallipoli purtroppo c'è stato un atto vandalico che ha colpito fisicamente lo stadio di Gallipoli e anche un po' moralmente tutta la città. Parleremo di questo, parleremo anche della terza giornata di Lega Pro e dell'Eccellenza, ma ovviamente io lo farò in compagnia dei miei supporti. Loro sono appunto il vostro oracolo di Apollo, no? Risponderanno a tutti i vostri quesiti. Parto da Davide Gianpetruzzi, buona domenica! Oracolo di Apollo non l'aveva mai detto nessuno, comunque grazie Stefania, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Davide, non volevo farti sentire vecchio, ma è importante. No, è bello perché comunque l'oracolo prevede il futuro, esatto. Ci proveremo tra me e Nicola, proveremo a prevedere sia la domenica pomeriggio che gli vari infrasettimanali che magari ci lanceremo anche al prossimo turno, proviamoci. Esatto, comunque i nostri amici a casa hanno già visto che al tuo fianco c'è Nicola Catalano, buona domenica pomeriggio. Buona domenica a te Stefania, a Davide, ben ritrovati a tutti i telespettatori. E partiamo un po' anche dal commentare quello che già è successo, perché ieri la cadetteria è scesa in campo, il Bari ha ospitato il Pescara ed l'incontro è maturato con uno 0-0, quindi un pareggio. Andiamo subito a dare uno sguardo anche a tutti i risultati di questa terza giornata di Serie B. Il Modena ha vinto in casa contro la Ternana per una rete a 0, Livorno 3, Brescia 1, Ascoli 1, Cesena 3, a reti inviolate appunto è finito l'incontro tra Bari e Pescara. Il Cagliari invece ha vinto il suo incontro casalingo contro l'Avellino per 2-0, Novara 1, Virtus Entella 0, 1-1 tra Provercelli e Latina, Perugia 0, Crotone 0, Salernitana 0, Spezia 2, un 1-1 anche tra Trapani e Virtus Lanciano, Vicenza Como 3-3. Andiamo a dare uno sguardo anche un po' alla classifica, vediamo come si è modellata sino ad ora. Il Livorno è in testa a tutte con 9 punti, a seguire poi c'è il Cagliari con 7, Cesena 6, poi in condominio con 5 punti abbiamo Trapani, Vicenza, Provercelli e Bari. Diciamo che comunque il nostro Bari si mantiene ancora in vetta, diciamo nella parte sinistra della classifica. Prima di parlare, perché tra l'altro anche in questa settimana se ne sono dette tante, su Nicola, c'è chi dice che alla fine è meglio un punticino che niente, c'è chi lo difende, c'è invece chi lo accusa. Allora, prima di fare un po' un punto della situazione con i nostri opinionisti, andiamo a dare uno sguardo al riassunto che Davide Gianpetruzzi ha confezionato per noi in questo servizio. Termina 0-0 la sfida dello Stadio San Nicola tra Bari e Pescara. Per la squadra di Davide Nicola il